Guardi, io le dico per una volta da infettivologo, sono felice che la parte mediterranea dell'Europa abbia portato avanti una strategia che anche la parte teutonica ci sta seguendo, perché i primi a introdurre questo tipo di Green Pass sono stati i francesi, poi siamo arrivati noi, adesso il nord Europa si sta muovendo in questa direzione, cioè per andare a cinema, teatro, stadi, movida, attività sportive, palestre e altro, ci vuole o di essere vaccinato o di essere guarito dalla malattia. Quindi le due G, diciamo, le G dell'immuno, Sì. delle IgG e le G del guarito. Per tutte le altre attività si possono fare con un Green Pass normale, quindi se prendi un aereo, se prendi un treno, se vai a lavorare, il Green Pass è quello che ormai abbiamo imparato a conoscere e questo sono convinto che spingerebbe La moltissimo la vaccinazione. vaccinazione. Perché sarebbe il modo probabilmente di recuperare quel 5% che ci manca, 4%, 5-5% che ci manca per arrivare al 90%, che vuol dire con le terze dosi fatte un'immunità di sicurezza, cioè ci mette in una situazione sicuramente di affrontare l'inverno in maniera molto diversa. Il problema sa qual è? Che continuiamo a parlarle ma nessuno fa nulla, per cui mentre gli austriaci, i tedeschi che sono arrivati dopo l'hanno introdotto, noi ne parliamo da un mese, ma sì, vediamo, vediamo come vanno i numeri, cosa aspettiamo? Di avere i nostri ospedali pieni per farlo? No, Se tra è da l'altro fare, è da noi fare parliamo adesso. anche addirittura, c'è tutta una questione anche sul fatto che se il vaccino abbiamo capito che dà una copertura per un certo numero di mesi, e il Green Pass dice che tu hai fatto il vaccino e sei immune per 12 mesi, nel senso che vale per 12 mesi, è un'incongruenza che andrebbe aggiustata. Il governo ha detto che ci penserà, mo vediamo, ragioniamo, capiamo. Eh beh. Alessio